Buonasera, buonasera a tutti. Io sono Maria Carla Mancinelli del Servizio Intercultura di Biblioteche di Roma e vi do il benvenuto alla presentazione del volume Il confine tra noi, storie migranti. Una presentazione a cura di Biblioteche di Roma, CNR ISMED, Archivio Diaristico Nazionale, Archivio delle Memorie Migranti, Circolo Gianni Bosio, Centro di Ricerca sulle Migrazioni dell'Università di San Marino, e Amref Health Africa. Il volume che presentiamo oggi è l'antologia dei racconti finalisti del concorso DIMMI, Diari Multimediali Migranti, il concorso del 2019. E questo è il terzo appuntamento che Biblioteche di Roma e CNR ISMED organizzano con i volumi del concorso DIMMI, un concorso nazionale che è finalizzato a raccogliere e diffondere testimonianze autobiografiche di persone di origine o di provenienza straniera. Anche questa presentazione, come le due precedenti che abbiamo realizzato nel 2020, fa parte di un ampio progetto di iniziative scientifiche e divulgative legate alle migrazioni e alla loro storia, su cui Biblioteche di Roma e CNR stanno già lavorando da diverso tempo. Nel quale progetto abbiamo già realizzato diversi appuntamenti, tutti in modalità online, ovviamente, vista la pandemia. Questi diversi appuntamenti però sono stati, come dire, ospitati virtualmente nelle biblioteche della nostra rete cittadina e quindi abbiamo raccontato le migrazioni, le immigrazioni passate e quelle contemporanee avvenute nel territorio di quelle biblioteche dalle quali siamo stati ospitati virtualmente. E continueremo su questo percorso raccontando ancora altri territori della città, sperando di poi passare dalla modalità online a quella in presenza nelle nostre biblioteche. Oggi presentiamo appunto il libro Il confine tra noi, storie migranti e ne parliamo con Alessandro Triulzi dell'Archivio delle Memorie Migranti, ne parliamo con Fiorella Leone del Circolo Gianni Bosio e abbiamo con noi tra gli autori e le autrici del volume Falaye Sissoko, Uda Latrec e Alejandro Luis Vidangos, che ringrazio molto di aver accolto il nostro invito a partecipare a questo incontro. Io passo la parola a Michele Colucci del CNR ISMED, che oltre a moderare la presentazione è anche autore della prefazione al volume. Grazie Michele e grazie a tutti quelli che ci ascoltano. Allora, Allora. buonasera, buon pomeriggio. È il terzo appuntamento, come ha ricordato giustamente Maria Carla Mancinelli. Siamo dentro questo cantiere aperto di DIMMI, Diari Multimediali Migranti, un contesto molto importante per capire qualcosa in più sulle migrazioni, sulle storie che riguardano le persone che si muovono verso il nostro paese, sulla letteratura e anche per soddisfare qualche curiosità da semplici appassionati di storia di vita, di lettura e anche di migrazioni, ovviamente, dal punto di vista della loro rappresentazione, ma anche dal punto di vista scientifico. Io nelle battute iniziali della presentazione, della prefazione del libro, ho insistito molto sull'importanza di collegare queste storie così affascinanti, scritte con così tanta passione e con questo trasporto che deriva dalla loro dimensione memorialistica e dalla loro dimensione autonarrativa, collegarle alla storia che in genere viene scritta con la S maiuscola, perché rappresentano un tassello senza il quale non riusciamo a comprendere come l'immigrazione straniera sia entrata ormai a pieno titolo nella vita quotidiana, nelle scelte anche più semplici che riguardano
l'Italia e che riguardano le persone. Purtroppo viviamo schiacciati da un dibattito pubblico che relega continuamente il tema dell'immigrazione soltanto dentro l'universo o del razzismo e della xenofobia oppure del pietismo e dell'assistenzialismo. In realtà questi volumi, ricordo, sono tre volumi per ora, Parole oltre le frontiere, è stato il primo che ha aperto questa serie edita da Terra di Mezzo. Questi tre volumi in realtà ci fanno fare un salto molto importante perché ci permettono di andare oltre questi schemi a cui siamo abituati. E quindi grazie alla lettura di questi racconti, di queste memorie, noi siamo catapultati dentro i sogni, dentro i progetti, dentro le ansie, dentro anche situazioni drammatiche, ma dentro anche tante situazioni ironiche che a volte strappano anche un sorriso. Ecco, penso che il valore straordinario della letteratura, innanzitutto, sta dentro questo percorso e penso che sia una grande testimonianza anche di vitalità, di vivacità del mondo dell'immigrazione straniera il fatto che questo percorso sta crescendo moltissimo. E quindi i soggetti, le istituzioni che lo hanno lanciato qualche anno fa hanno visto giusto, perché evidentemente c'è tanta voglia di raccontarsi, ci sono tante storie che hanno voglia di uscire anche dalle pagine dei libri e c'è anche un pubblico probabilmente pronto, maturo, disponibile a confrontarsi e ad accogliere queste storie. Il senso di queste presentazioni sta proprio dentro questo percorso, in attesa di poterci incontrare anche in presenza, però sta proprio dentro la possibilità che oltre ai volumi, oltre ai libri, attraverso questo percorso di Dimmi si riescano anche a intessere e a moltiplicare le relazioni tra le persone che hanno scritto i libri, hanno scritto le loro storie e tra le persone che hanno la curiosità, la voglia, la pazienza, l'interesse di ascoltarle. Ecco, questa che poi è la grande anche sfida dell'archivio delle memorie migranti e dell'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, che sono due tra le varie realtà che l'hanno lanciata, credo è pienamente, diciamo, soddisfatta da quello che sta succedendo a questo progetto, che continua ad avere molto successo e continua ad avere molta visibilità. Non mi dilungo oltre, credo che l'idea di fondo di legare le storie migranti, come recita il sottotitolo di questo libro, alla storia delle migrazioni sia pienamente espressa nei racconti che sono contenuti nel volume e quindi nelle parole dei tre autori che ascolteremo oggi. E quindi a questo punto passo subito la parola a Alessandro Triulzi dell'Archivio delle Memorie Migranti, che rappresenta un po' uno degli elementi di continuità di questo progetto. Quindi benvenuto e benvenuti a tutti e buon proseguimento e buon pomeriggio. Iniziamo questa giornata con Alessandro Triulzi, a cui chiedo di aprire il microfono perché ce l'ha staccato. Ecco. Grazie Michele, grazie Carla. Io vorrei cominciare proprio con questo ringraziamento alle biblioteche di Roma e all'Istituto di Studi sul Mediterraneo che hanno voluto accompagnare queste serie di volumi in queste presentazioni pubbliche. Per noi è molto importante, tanto più in questo periodo di pandemia in cui non si può stare in presenza, è molto importante sapere che ci sono, come ha detto appena Michele, che c'è un pubblico disposto ad ascoltare. E per ascoltare bene bisogna sentirla questa partecipazione del pubblico, e anche se questo naturalmente è un modo, diciamo, indiretto di parlarsi attraverso queste sessioni che facciamo, però attraverso poi dopo il contatto sia con le domande che con il numero di contatti che noi vediamo, c'è molta gente oggi che contrariamente a quello che poi si pensa, si crede e anche si dice, si scrive sui giornali, c'è molta gente in Italia che è disponibile ad ascoltare.
Ecco, questo contesto di ascolto vorrei sottolinearlo all'inizio perché mi sembra sia proprio anche questo il salto importante di cui parlava Michele. Noi siamo in qualche modo, noi diciamo nel progetto Dimmi, ripeto questo noi perché a mio avviso è qualcosa veramente di collettivo. Il progetto Dimmi ricerca la soggettività e l'individualità espressiva, ma è portata avanti da un gruppo di persone che diventa sempre più ampio, sempre più grande. Questo è il terzo volume che esce da questo concorso che ogni anno viene annunciato e ogni anno arrivano storie, arrivano racconti di sé, arrivano scritture, video, audio, tante voci che noi non ascoltiamo in genere, non riusciamo a captare. Dimmi ci mette in contatto con l'Italia che cambia. E questo titolo del volume, Il confine tra noi, è anche una specie di mappa di un'Italia che cambia, non soltanto un'Italia che ascolta, ma anche un'Italia che parla, perché sono tutte persone che stanno, vivono, risiedono tra noi. E questo mi sembra una cosa importante su cui bisogna che noi tutti riflettiamo. Il volume 2020, Il confine tra noi, in realtà è il volume forse il più ampio di quelli che sono stati pubblicati fino ad ora, perché la raccolta è stata compiuta nell'anno 2019 e l'anno di 2019, diciamo, è un anno di annata per il progetto Dimmi, perché il progetto da regionale diventa nazionale, ha un finanziamento da parte dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e coinvolge ben 47 associazioni, centri, istituzioni, realtà locali che svolgono un ruolo nella raccolta, sollecitazioni, ascolto e invio di storie a Pieve Santo Stefano. Mi vorrei soffermare un attimo su questo, proprio il meccanismo pratico. Ci sono tanti concorsi in Italia, tutti i giorni li vediamo, anche concorsi di scrittura o di multimedialità. Pochi concorsi però sono come questo, aperti all'assoluta novità, all'immediatezza della scrittura, conservando la scrittura originaria dei testi che ci vengono mandati, e questi testi che noi vediamo raccolti in questi volumi sono la base di un deposito molto più ampio di racconti. Questo volume è il risultato di 130 racconti multimediali che sono arrivati a Città della Pieve nel 2019. Da questi 130 racconti noi ne abbiamo scelti una decina, 12 per essere precisi. Allora, questo è un altro elemento. Non è che noi li abbiamo decisi, perché il progetto Dimmi segue le regole dell'Archivio Diaristico Nazionale di Città della Pieve, che sono le regole di allargare il più possibile la lettura a persone che normalmente non partecipano a attività di questo tipo, e quindi il vicino di casa, e quindi la persona che uno accanto a quali uno lavora, e questo allargamento di lettori avviene tramite le commissioni di lettura. In ogni posto agiscono delle commissioni di lettura che sono persone che in qualche modo captano questi racconti, li veicolano verso Città della Pieve, dove i racconti vengono conservati,
perché su questi 10 racconti o poco più che si stampano ogni anno, nell'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano, in realtà siamo arrivati quasi a 450 racconti complessivi. Questi racconti sono storie di persone, sono storie di individui che sono venuti a vivere tra noi e ci raccontano di un'Italia che cambia. Non solo ci raccontano i loro percorsi individuali, le loro difficoltà, le discriminazioni che sono state, che hanno ostacolato il loro cammino, ma anche i luoghi di accoglienza, anche le forme di accoglienza, e soprattutto ci parlano di persone che hanno, come dire, che hanno passione e trasporti, per usare le parole di Michele, dentro, e che vogliono comunicare. Tutto è iniziato, sapete, Pieve Santo Stefano era una piccola cittadina, ancora oggi è poco più di 3.000 abitanti, è una cittadina che è stata tra l'altro distrutta durante la guerra, rasa al suolo dalle truppe tedesche che si ritiravano davanti all'avanzata degli americani e degli inglesi, e però Pieve nel dopoguerra, nell'84, quando Saverio Tutino cercava un luogo dove depositare i suoi materiali, è stato l'unico piccolo paese contro i no delle grandi città come Firenze o Arezzo, l'unico piccolo paese che ha accettato di conservare questi diari. E da allora l'idea che la storia d'Italia potesse essere riflessa attraverso le memorie dei singoli individui, attraverso le scritture, attraverso i diari, attraverso i racconti di sé, è diventata anche per noi storici un luogo importante di comprensione della realtà. Questi racconti ci vengono presentati oggi da tre persone e da tre storie molto diverse tra loro. E queste tre storie ora le ascolteremo e faremo parlare i loro autori o autrici, perché è molto importante, ed è il senso del progetto Dimmi, far parlare loro, ascoltare la loro voce. E come sappiamo, per ascoltare bisogna, come dire, partecipare, sentirsi insieme in un luogo in cui tra chi parla e chi ascolta c'è circolarità, c'è empatia, c'è un'attenzione particolare. Questo è il salto, secondo me, di questi libri, Dimmi, il salto del progetto Dimmi. Siamo tutti in qualche modo saltatori di muri, come si diceva una volta. E ascoltiamo ora, direi, se Michele è d'accordo, le voci degli autori, e sono tre voci, come vi dicevo, molto diverse tra loro, e riflettono le varie sezioni di questo volume. Contrariamente ai primi due volumi, il volume Il confine tra noi ha una serie di sezioni: il viaggio, le identità plurali, crescere separati, la leggerezza del racconto. Questi tre sono i racconti di chi ha scritto e ha mandato a Pieve Santo Stefano il proprio racconto di sé. Bene, allora iniziamo con Alejandro. Alejandro Luis Vidangos, vediamo se va tutto bene con la connessione. Gli chiediamo di spegnere il microfono. Salve, benvenuto. E a questo punto chiederei anche a Sandro di entrare e di, diciamo, presentare anche il percorso, insomma, narrativo di Alejandro. Passiamo quindi a questa seconda fase. Dici Sandro. No, io vorrei che gli autori si presentino con le loro parole. Certo. Quindi leggendo un piccolo brano, e Alejandro
che viene dalle montagne andine, e sono sicuro che sarà molto contento di raccontarci, di leggerci in italiano questa che è stata una lettera a sua figlia. Prego Alejandro, buongiorno, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, grazie per questo invito. Adesso il brano che ho scelto è questo. Cara figlia mia, in Bolivia abbiamo 500 varietà di patate. E adesso capirai perché, quando cucino io, soprattutto, trovi sempre le patate nel tuo piatto. Perché le patate sono molto importanti nella nostra cultura. Ogni patata, secondo la sua qualità e forma, ha un nome, non mi crederai, un nome come se fosse una persona a cui vuoi bene. Per esempio, le patate piccole si chiamano Emilia e le patate rose sono Lisa. E adesso tu, se ti conosco bene, stai facendo una faccina strana e ti domandi, ma perché? Perché? Perché siamo fatti così, amore. Quando si coltiva e si preparano gli alimenti necessari per tutta la comunità, si fa così. Quando si prepara la terra per seminare e quando si fa la raccolta, si fa una grande festa con musica, balli, canti, offrendo doni di ringraziamento alla Pacciamama. Sì, amore, hai letto bene o hai sentito bene? Alla Pacciamama, cioè la Madre Terra, che ci dà gli alimenti. La Pacciamama è la terra, l'aria, l'acqua e tutto ciò che è intorno a noi. Per questo è importante ricordarsi di lei e darle anche da mangiare e bere. Io offrirei le nostre doni. Grazie. Ecco, Alejandro è originario della Bolivia e fa parte di un popolo indigeno. Lui è di lingua e cultura Aymara, uno dei popoli indigeni della Bolivia. Ha lavorato a lungo con bambini di strada, è sempre stato un educatore. È venuto in Italia, sì, in verità, per amore. È venuto qui dopo aver incontrato sul terreno la persona che avrebbe sposato, che era una volontaria di un progetto che si chiamava Educatori Senza Frontiere. Un progetto, credo, della Caritas. E è venuto in Italia, vive da 10 anni in Italia con la famiglia, e viene da un contesto di montagne, da una cultura indigena di rispetto della natura, del contesto in cui vivono le persone, e da un luogo, diciamo, a 2500-3000 metri di altezza, cioè, come dire, ecco, questo è il primo elemento su cui vorrei riflettere un po'. In Bolivia ci sono più di 30 cosiddetti popoli indigeni e abbiamo in Bolivia anche una delle poche forme di autogoverno indigeno. C'è un ministero della cultura che si chiama in realtà Ministero delle Culture, della decolonizzazione e della depatriarcalizzazione, un nome molto lungo e forse anche complesso da pronunciare, ma naturalmente sono tutte cose impronunciabili, per esempio nel nostro paese, in cui ancora il ministero si chiama il Ministero della Cultura. Ecco, questo passaggio dalla cultura alle culture mi sembra importante. E la prima domanda che vorrei farti, Alejandro, è perché hai scelto la forma di lettera e perché a tua figlia, visto che in realtà tu vivi con la figlia, che cosa ti aveva chiesto tua figlia? E in risposta a che cosa questa lettera? Ho scelto raccontare a mia figlia attraverso la lettera quello che è la mia cultura. Quelle che sono i modi, le tradizioni, le cose che mi sono portato dalla Bolivia, no? E volevo raccontare a mia figlia in questo modo, e raccontare anche a voi, arrivare a voi in questo modo, per raccontare un po' la mia cultura, la cultura che mi porto dalla Bolivia. Tu ben dicevi, sì, io mi,
Io mi identifico come una parte di una cultura indigena, Aymara, perché i miei genitori erano parte di questa. Anche se io non ho imparato la lingua Aymara, ma le tradizioni e il modo di vedere il mondo sono state trasmesse a me, no? Io non potrei riconoscermi se non faccio questo con la mia figlia. E mia figlia porta avanti questo, nel senso che è molto incuriosita, no? Di cosa è la Bolivia, perché si fa così, quant'altro. Certo. Ci vuoi dire un po' che cosa vuol dire vivere in alto, no? Su quei monti, il lago Titicaca che tu citi nella tua lettera è credo a 3.800 metri, qualcosa del genere di altezza. Cioè l'aria è rarefatta. È chiaro che la bellezza è quasi incontaminata, eppure il rispetto delle tradizioni locali è molto importante e le tappe della vita, così come le tappe delle stagioni, vengono sempre marcate da tradizioni che sono le tradizioni del posto. Ecco, tu ora invece vivi in una città di qualche milione di abitanti, a altezza, diciamo, in pianura. Ecco, che cos'è stato questo dall'alto precipitare in basso, ma non lo dico in senso naturalmente negativo, ma che cosa ha portato da vivere in piccole comunità, come facevi prima tu, a vivere ora in una grande megalopoli cosmopolita come Milano? Qual è la sfida per un boliviano indigeno che vive a Milano? Guarda, il lago Titicaca, la città della pace dove sono nato, si trova a 3.500 metri di altezza, molto alta. E io quando andavo a scuola guardavo gli Illimani, guardavo le montagne bianche al fondo, era molto alto, no? Poi nella mia adolescenza abbiamo cambiato casa e fuimmo a abitare a Cochabamba, che era una città del Valle, però è comunque alta, è 2.500 metri. Dove cambia totalmente dal freddo della Paz, dal clima, a una città, Cochabamba, che era molto più temperata, dicono che era l'eterna primavera. E trasferirmi questi passaggi della Paz a Cochabamba e a Milano non è stato facile. Non è stato facile. Già quando mi trasferì della Paz a Cochabamba è stata un'adolescenza un po' complicata. Quando vini a Milano, con gli obiettivi di far crescere la famiglia e quant'altro, ritornare al freddo di Milano, che era un freddo un po' diverso a quello della Paz, mi colpì tanto, mi costò tanto abituarmi. Tanto come l'ho scritto nel racconto, io sono arrivato a Milano con una felpa, e nuovo, a metà inverno di dicembre, e avevo una giacca come quella che ho adesso, che mi protegge dall'inverno, molto pesante, molto. E soprattutto quello, no? E poi vedere Milano, io vivo un po' fuori Milano e sono contento di vivere un po' fuori Milano, perché in città, quando andavo a lavorare era molto difficoltosa, no? Sempre la gente andava di fretta, le persone, le macchine, la metropolitana, tutta questa frenesia di movimento, no? E la richiesta anche di su tante altre cose è che sia tutto fatto in modo veloce, concreto. Che un po' era un contraddittorio un po' a quello che io mi sono creato, sperimentato in Bolivia, no? Certo, ma poi tu in realtà la tua lettera è in risposta alla figlia che ti chiede di portarti da un fast food, Sì. e tu gli dici, per piacere, cresci non in fretta, cresci piano, nutrisciti delle cose belle della vita con gli occhi aperti, dici, per esplorare il mondo. E, ecco, il problema è come trasmettere questi valori che non sono soltanto dei boliviani, ma anche di una parte di persone che condividono questa necessità. Ma come,
la difficoltà è come trasmettere ai nostri figli che vivono, o nipoti nel mio caso, che vivono sempre in fretta, come trasmettere questi valori. Come te la cavi tu? Non è facile, no? Perché effettivamente il contesto è quello. Ma credo soprattutto è il far aprire gli occhi ai bambini, no? Il vedere un altro punto di vista, vedere come è possibile capire altre cose, delle problemi, delle problematiche, della situazione, no? Non l'ho scritto questo, però la mia mamma e la mia nonna dicevano, no? Deve guardare avanti, con un occhio dietro, con un occhio avanti. Deve sempre andare avanti, camminare con gli occhi guardando sopra e guardando sotto. Per spiegarmi un po' che uno non deve solo guardare avanti, sino guardare tutta la complessità in totale, no? Certo, mi sembra molto importante. E poi tu questo, come dire, essendo stato da sempre un educatore, è un problema che ti porrai sempre, cioè te lo ponevi già su in Bolivia quando lavoravi in una comunità di bambini di strada e te lo poni oggi che lavori, credo, in un centro per minori. Sì, giustamente. È una domanda un po' esistenziale, no? Troviamo il senso alla vita, cerchiamo questo senso. Va bene, credo che dobbiamo andare a un altro. Grazie Alejandro per la tua testimonianza. Grazie a te. Uda, credo che è il tuo turno. Buonasera. Buonasera Uda. Buonasera. Che brano hai scelto che vuoi condividere con noi, Uda? Inizio subito a leggere, così mi presento attraverso le parole, ecco. Scrivilo, mi dice spesso. Scrivilo che sei figlia dell'uomo a cui fu negata la benzina il giorno in cui riuscì a permettersi una macchina. Scrivi che non abbiamo mai chiesto nulla a nessuno. E scrivilo che questo, tra tutti, è diventato il mio paese. Nessun sogno americano, nessuna illusione, ma una luce. Una luce che ci tiene qui, che mi dice ogni volta che sembro disperare. Conosco l'Italia, non aver mai paura del tuo paese. E io sto bene. L'ho capito che l'Italia è sua e lui suo quando testimoni le onde del Mediterraneo davanti allo stretto di Gibilterra. All'orizzonte l'Europa mi disse, ritorniamo al nostro paese. E non intendeva il Marocco, parlava della terra di Leonardo. La tua anima è un foglio bianco. L'identità è l'inchiostro, i versi per riempirlo, mi ha detto ieri. E qual è il mio inchiostro? Ho chiesto il tono scettico di chi non sa più cosa cerca. È più chiaro di quello che ti aspetti, Huda, sotto la rabbia sei più pura di quello che nascondi, meno solida di quanto pensi. L'Italia è solo la fine della sua storia di migrante, l'uscita di un labirinto, per me è solo l'inizio. Un amico mi ha detto che siamo treni, non siamo stazioni, così dopo un po' le città soffocano anche me e cerco sempre qualcosa di più grande. Chi nasce in città vede sempre la campagna come una pensione, mi dice ridendo spesso, e mi dà lì per liberarmi dalla mia asma, in città sempre più grandi, sempre più veloci, sempre più asfissianti. Un passaporto verde ancora sul comodino, non ho più mostri sotto il letto, solo valigie di parole. Ci pensi ancora al mare, Baba? Gli dico di ritorno da un viaggio l'eco della domanda che vibra, ancora per le strade di questa città brulicante anime, colori e spezie. Tutti pensano ancora al mare, a bruciare il Mediterraneo su qualunque mezzo, a qualunque costo. Figlia mia, meriti un amore che non fugga, non è più orba. Grazie. Grazie Uda per questo pezzo che ci mette in un altro come dire, orizzonte di racconto, diverso il contesto, diverso naturalmente la scrittura. Vedo che tu, due cose su Uda. Uda è nata a Fez in Marocco, a 22 anni.
È in Italia da quando ne ha 4, se non vado errato. Vive con la sua famiglia nell'entroterra del Varesino. Frequenta l'università, ha il velo, come vedete, è una ragazza musulmana che difende i suoi diritti. È rappresentante degli studenti, è stata sempre rappresentante degli studenti sia al liceo a Varese che oggi nella facoltà di giurisprudenza della Statale di Milano. Ed è anche una persona che chiaramente, come abbiamo ascoltato, lavora con le parole, cioè usa le parole, usa la lingua, diciamo, di questo paese che continua a considerarla un po' strana, tra virgolette, no? Straniera, sia per il velo, sia per il modo che ha di parlare, questo italiano anche forbito, se volete, un italiano, diciamo, letterario. E questo è il suo modo di marcare la diversità, la differenza. E questo è un enorme risultato di questo progetto Dimmi, che ci mette a confronto e a contatto con persone come Uda, che in realtà attraverso il suo vivere tra noi come straniera, tra virgolette, ha fatto di questa sua estraneità un piedistallo su cui difendere i diritti di persone come lei. E infatti non solo frequenta giurisprudenza, ma fa parte del network italiano dei leader per l'inclusione, di Religion for Peace e di studenti musulmani per la statale. Quindi questa è un'altra dimensione, diciamo, che oggi vediamo, un altro miracolo, tra virgolette, di questi ragazzi e ragazze, cioè autori e autrici di Dimmi. La loro, come dire, la loro entrata nel dominio pubblico, il loro non soltanto dire, ma anche far ascoltare le persone argomentando la loro presenza in questo paese, la loro diversità come ricchezza, come tutti noi pensiamo. Allora, Uda, in realtà la tua storia, cioè la storia che hai mandato a Pieve, non è tanto la tua storia. Infatti io questi dati li ho desunti un po' da conversazioni che abbiamo avuto e dalla limitata biografia che avevo, ma è la storia di tuo padre. È la storia di tuo padre, e tuo padre a cui appunto il benzinaio non vuole dare la benzina e che dopo aver, come dici tu, vagato prima lungo le sponde del Mediterraneo, la sponda sud del Mediterraneo, poi attraverso i paesi europei e finalmente arrivato in Italia, decide che l'Italia è il posto dove lui si ferma, dove si ricongiunge con la sua famiglia, e arrivi tu e devi reimparare tutto, la lingua, i gesti, le parole, e fai delle tue armi, come hai scritto, delle parole, la tua arma, e della lingua del paese in cui tu sei considerata e definita straniera, la tua difesa. Ecco, ci vuoi dire perché hai scelto questo strumento di comunicazione nella... Allora, io in realtà dico sempre che non sono stata io a scegliere le parole, ma sono state le parole a scegliere me. Sono state da sempre un mezzo di salvezza. Da piccola io non ho mai sentito questa parola, integrazione, che si usa spesso anche a sproposito, perché non ci si può integrare in un posto in cui quasi si nasce, ed è l'unico di cui si ricorda, si hanno dei ricordi. E per ricostruire quello che magari avevano nei compagni autoctoni, visto che erano genitori e nonni italiani, ho dovuto trovarmi nei libri, ho dovuto scoprire che cos'è veramente essere italiani di generazione e generazioni leggendo, e così di pari passo arrivavo al passo dei miei altri compagni. Da piccola era ciò che mi manteneva sempre sorridente, il pensiero di poter andare in biblioteca e prendere tantissimi libri e leggere
conoscerli tutti quanti. E così si inizia leggendo e poi man mano si passa alla scrittura, perché tutte quelle parole che si archiviano nella testa un giorno hanno bisogno di uscire e di trovare uno strumento che all'inizio erano la penna e la carta, poi man mano è diventato il computer e ancora oggi è essenziale per me appunto scrivere e usare le parole. Senti, in questo pezzo che ci hai appena letto parli di un passaporto verde, immagino che ti riferisca al passaporto marocchino, giusto? Quindi dietro c'è una valanga di questioni, no? Dalla cittadinanza fino alle lunghe file o alle trafile che voi dovete fare per tornare nel vostro paese o ritornare in Italia. Ecco, come mai tu e tuo padre non avete ancora il passaporto marocchino? Allora, un piccolo disclaimer: in realtà io sono cittadina italiana da giugno, quindi questo ci fa molto piacere, congratulazioni. grazie. Però appunto è stato un percorso molto movimentato, in quanto chiesto la cittadinanza l'anno in cui sono stati approvati i decreti sicurezza e quindi mi sono trovata a dover aspettare 2 anni in più rispetto al percorso solito per avere la cittadinanza e appunto in Italia c'è una cosa che manca, una lacuna normativa che è quella di non riconoscere automaticamente la cittadinanza ai figli cosiddetti di seconda generazione. Non hanno scelto di emigrare, di arrivare in un posto, ma ci sono nati oppure hanno concluso almeno un ciclo scolastico in Italia. E l'assenza di questa legge appunto provoca molti problemi che potrebbero sembrare superficiali, ma in realtà non lo sono, perché per la crescita di un ragazzo o di una ragazza in Italia, questi sono... diventano dei libri. Basti pensare per esempio al fatto che per andare in gita in Inghilterra servirebbe un visto, servirebbe una lunga trafila di questioni appunto burocratiche che ci sembrano così, però bisogna appunto viverle per sapere quanto possano essere di ostacoli limitative della propria libertà. Certo, stai mettendo il dito su una delle piaghe, diciamo, di questo nostro sistema. Senti, un'ultima cosa, tuo padre e la famiglia si fermasi in Lombardia, la terra di Bossi e di Maroni, come hai scritto, però non va a vivere in una città, ma va a vivere in un paesino, diciamo, di pochi abitanti, più o meno come Pieve Santo Stefano, vuoi spiegare questa sua scelta di passaggio non soltanto da un paese all'altro, ma anche da una città, credo che voi vivevate a Fez, e invece oggi la famiglia vive in un piccolo paesino del Varesino. Scusate, mi sono... Credo che Uda abbia problemi di rete, quindi forse questa domanda, Sandro, puoi... La portiamo dopo, passiamo allora... Credo si stia ricollegando, aspettiamo, okay. Eccola, si è ricollegata. Uva, sei sparita. È saltata la connessione, è saltata la luce dove abito, quindi... La domanda era questo luogo che ha scelto tuo padre, in cui dici c'era un suo amico, che è stato il suo primo amico italiano, che tu dici il opposto come può essere soltanto il giorno e la notte, ma era il suo amico e lui è andato a vivere lì, vicino al suo amico italiano. Ci dici meglio? Io dico sempre che l'amicizia è sempre un ponte e quindi è fondamentale per la vita. Laddove si trova un amico si trovano molte, molte, molte cose. Nel caso di mio papà ha trovato
appunto una stabilità in un momento in cui era anche difficile, per esempio, affittare agli stranieri, come vabbè lo è ancora oggi, però all'epoca maggiormente, e quindi trovare il sostegno in qualcuno era veramente molto importante. Ti fa anche sentire appartenere a un posto, e quindi quando mio papà ha incontrato questo suo amico, il suo primo amico italiano, dico diversi come il giorno e la notte perché sono molto diversi i lineamenti, quindi, e appunto scegliere di stabilirsi in un posto simile per amicizia mi sembrava veramente, veramente una bella cosa, una cosa degna di nota, ecco. Soprattutto scegliere di passare da una città alla campagna, da una città molto brulicante, molto frenetica, a appunto un luogo quasi sperduto, in cui se non hai la macchina non riesci a muoverti, mi è sembrato veramente degno di nota. Certo, certo. Va bene, Uda. Passiamo a Falai, Falai e Sissoko, in modo che poi ascoltiamo le domande di altre persone e speriamo in un piccolo, diciamo, ritorno su alcune di queste questioni. Laie, perché ti chiamavano Laie in famiglia, e così ti fa piacere che tutti ti chiamano Laie, e ho deciso che facendo parte di una rete di amicizia, insomma, come Dimmi, che è anche non soltanto una rete, diciamo, di stranieri, ma una rete di persone che condividono modi di vedere, ti potevo chiamare Laie. Laie ha 25 anni, originario del Mali, dove in realtà ha frequentato le scuole fino a quello che è il baccalaureat nel sistema francese di educazione adottato dal Mali indipendente. Esatto. Però Laie è andato via dal Mali, poi torneremo su questa questione, è andata via dal Mali, lui in quel momento viveva a Timbuktu, che è una città, diciamo, misteriosa per la coscienza europea e anche le conoscenze europee, è il luogo del mistero, un po' come Samarcanda, diciamo, nella Russia di oggi e di sempre. Ma Timbuktu in realtà è un luogo di cultura, che è stato uno dei primi luoghi di cultura islamica nel continente africano. L'Europa ha scoperto Timbuktu, certo, perché un esploratore francese che si chiamava René Caillé l'ha visitata nel 1828. Si sapeva la parola, ma non si conosceva, nessun europeo era mai stato lì. Ed è un paradosso che Laie venga da Timbuktu, anzi sia scappato da Timbuktu, perché Timbuktu nel 2012 è stato investito da un'ondata di islamismo jihadista e di terrorismo, e lui è andato prima ha cercato di andare in Algeria, non c'è riuscito, è andato in Libia, è stato 7 mesi in Libia, e poi a un certo punto, viste le condizioni di vita, ha scelto la barca ed è venuto ed è arrivato a Lampedusa. Ecco, io vorrei dire soltanto queste poche cose di te per introdurre un po' questo brano dalla tua storia, che naturalmente fa parte della prima sezione del libro e che è il viaggio che molti di voi ha dovuto fare e sostenere prima di arrivare qua. Ci vuoi leggere questo pezzo della tua storia, Laie? Ma certo, innanzitutto buonasera a tutti, ringrazio a tutti i nostri ascoltatori, ringrazio a Dimmi Storia per questa opportunità molto grande per noi esprimersi della nostra esperienza che abbiamo vissuto appunto. Io sono arrivato in Italia dentro una barca, tanti anni, di uno del Mali, che poi è diventato mio amico e collega di lavoro. Il mare è freddo e fa paura.
due alternative, o vivi o anche Mali è uguale al mare. Mia mamma voleva vivere e poi l'hanno presa. Potevo, ho preso il barcone di venerdì notte alle ore 23 con persone di nazionalità diversa. Siamo arrivati alle 6 del mattino nelle acque italiane, ma abbiamo dovuto aspettare perché avevano perso la nostra posizione. Io avevo paura ed ero con una persona che mi aveva promesso che si sarebbe presa cura di me, ma anche lui aveva paura perché in mezzo dove non c'è una via di uscita, nessuna speranza. Prego che tutti arriviamo salvi. E dopo 15 minuti vedo la nave grande e i sorrisi dei soccorsi. Ci dicono di non preoccuparci, di stare fermi, che ci avrebbero salvati. La nave si avvicina e noi saliamo e alle 5 della mattina dopo arriviamo a Lampedusa. Grazie Laie. Continuiamo a avere questi sbalzi un po' di corrente di cui mi scuso, ma fanno parte, diciamo, di questo modo forzato di collegarci via internet. Allora, Laie, tu arrivi a Lampedusa e naturalmente vieni da questa città che tu dici lascio Timbuktu, una città in fiamme, e scrivi la guerra ci vieta di sognare, e che vuoi andare in un posto dove i sogni non sono bloccati. Ecco, e poi arrivi a Sassari e scrivi il tuo racconto, e nel cui dice che il tuo sogno oggi è di essere riconosciuto da tutte le parti come persona, con i miei diritti, non africano, numero di permesso di soggiorno o uomo di colore, ma come persona. Ecco, questa tua scrittura, questo tuo sogno, in che misura si è realizzato a Sassari? Allora, questo sogno, appunto, perché quando parlo conosciuto come persona con i suoi diritti, praticamente perché in Africa i diritti umani non sono mai stati rispettati fino ad ora, e quindi comunque compromessi in questi ultimi anni. Poi arrivo in Italia e comunque non per essere riconosciuto come uomo di colore, ma essere riconosciuto come una persona che comunque ha dei sogni, ha dei sogni e anche i suoi diritti che gli consente di esprimersi e gli consente comunque di migliorarsi, se comunque è nella porta in cui è stato salvato, se quella porta lo aiuta a migliorarsi, ad integrarsi di più, e poi l'uomo potrà essere ancora un sognatore e potrà essere una persona libera per sé. Sì, tu finisci la tua storia citando un pezzetto dal Piccolo Principe di Saint-Exupéry, questa possibilità di sognare, che è una caratteristica, insomma, di tutte le persone giovani che vogliono avere un futuro. Ecco, parlando con te nei giorni scorsi, ti ho chiesto della tua vita in Italia, e tu hai detto una cosa molto secca, molto realistica: la mia vita è quella dei miei fratelli. Ecco, vorrei capire un po' di più su questo, perché la vita di un richiedente asilo, tu sei stato un richiedente asilo, tuttora sei un richiedente asilo che ha ricevuto una serie di dinieghi dalla commissione, dalla corte di appello, e sei arrivato fino in Cassazione,
e finalmente la Cassazione ha detto che tu hai il diritto di restare in Italia e che la Corte di Appello deve scegliere lei, Corte, se la protezione da accordare a te si chiama protezione internazionale oppure protezione umanitaria. Ecco, noi viviamo un periodo di Covid, sappiamo che ci sono molte persone come te che vivono in Italia. Tu in fondo hai avuto una vita fortunata, come dire, da un certo punto di vista, dal momento che sei venuto in Italia, perché hai continuato a studiare, anche tu sei un educatore, sei un mediatore culturale, anche tu ti occupi molto delle persone intorno a te e forse una parte del tuo sogno si sta realizzando, nel senso che una parte dei tuoi diritti vengono riconosciuti. Però è sicuro, tra l'altro tu sei stato salvato attraverso una ONG. Leggevo proprio oggi che nell'ultima settimana circa 1000 persone hanno cercato di arrivare dalla Libia in Italia e 600 sono state rimandate indietro e più di 200 sono i dispersi. Cioè ancora oggi questo viaggio, sia nel mare che per via terra, vediamo quello che succede in Bosnia, è una situazione ancora molto drammatica. Ecco, tu ti ritieni un po', diciamo, fortunato o all'interno della tua condizione pensi che devi ancora lottare per avere i tuoi diritti a Sassari, Italia, nel 2020? Sì, poi avevo detto che comunque io parlo di me e i fratelli che comunque che vivono ancora nelle strutture. Non parlo soltanto di me, perché noi abbiamo questa difficoltà di esprimersi. Per fortuna io ho conosciuto delle persone veramente fantastiche che comunque mi hanno spinto ad andare oltre e mi hanno aiutato ad essere aperte nei confronti degli altri, che è uno di questi motivi di mia storia, che appunto l'altro giorno abbiamo parlato telefonicamente, come ho scoperto di mia storia tramite una mia collega del lavoro, che comunque appunto è una mia amica. Lei che mi ha sostenuto di più e mi ha detto: scrivere aiuta molto, che comunque ogni tanto, e io le dicevo che mia mamma mi ha sempre detto: quello che sentiamo dentro di noi ci fa male allo stomaco se non riusciamo a esprimersi, e questo lei me l'ha sempre ripetuta, di comunque togliere tutto quello meraviglie che abbiamo dentro e potrà essere una forza per gli altri. Questo racconto non è soltanto per me, parla anche dei miei fratelli che appunto hanno difficoltà di poter avere questa opportunità, però è una lotta per tutti quanti di avere un futuro migliore qui. Certo. Io veramente ti ringrazio per queste parole, Laie, e questa cosa bellissima che hai detto, queste meraviglie che abbiamo dentro, bisogna che escano fuori. Anch'io credo che ci siano, come in tutti gli esseri umani, cose buone e cose cattive, ma certo le meraviglie che abbiamo dentro debbono essere portate fuori e possono farlo, come è vero per tutte le storie d'inni, se c'è una comunità di accoglienza istintiva, non prefabbricata perché c'è un progetto, un bando, una cosa, ma perché le persone hanno l'animo dentro, diciamo, che accoglie, e così per le storie arrivano da noi solo se qualcuno sostiene una storia, la sorregge in momenti difficili e le permette di arrivare al termine, e così è per il percorso di vita. Tu dici che hai trovato persone fantastiche a Sassari, noi siamo molto contenti e vogliamo che queste persone fantastiche entrino in qualche modo in collegamento con questa comunità di accoglienza che in qualche modo riflette il percorso di Inni. Un'ultima cosa, tu mi hai detto che ancora in Mali, sappiamo, c'è la guerra,
nel nord e sono ritornati delle azioni di conflittualità forte. E mi hai detto una frase che mi ha molto colpito, vorrei riferire qui. Hai detto: in Mali i leader politici sono scelti dalla Francia e finché sarà così ci sarà sempre la guerra. Ecco, questo legame tra la vecchia potenza coloniale che poi interviene in vari modi, sia con il franco prima come moneta, poi con le armi, poi appoggiando o non appoggiando governi, è una condizione che secondo te non porta a una riconciliazione. Vuoi dirci meglio qual è il tuo pensiero su questo punto? Allora, io su, finché ci sono ancora i francesi che hanno messo tra virgolette che noi abbiamo avuto l'indipendenza nel 1960, che un'indipendenza appunto non è mai stata concessa al popolo maliano, perché dal 2012, dopo il colpo di stato di ATT, i francesi si sono schierati nel nord, giusto per combattere contro gli islamisti. Fino allora i francesi, il loro obiettivo erano comunque di sottrarci le nostre risorse che si trovano sottoterra, perché Mali fa parte uno dei paesi più ricchi della terra. E quindi dopo, anche quando il popolo maliano, durante le elezioni, anche se il popolo volesse che comunque un leader che ci conducesse, che prende il potere del Mali, finché la Francia deve dare l'autorizzazione a questa leader, altrimenti leader sarà scelto dai francesi. E quindi questo è uno dei problemi più grandi che ancora il Mali sta affrontando, perché il popolo non è che la sovranità appartiene al popolo. È una menzogna, perché il popolo vengono scelti dai francesi e vengono eletti dai francesi, perché finché sono eletti dai francesi, lì i francesi potranno comunque sottrarsi, potranno prendersi ancora di più, potranno arricchirsi la loro economia francese. Va bene, Falai, credo che non si sente molto bene perché la trasmissione viene spesso interrotta. Forse, Michele, possiamo... Sì, allora... abbiamo avuto qualche problema tecnico, però mi sembra che i tre incontri con i tre autori siano andati molto bene. Credo che lo scenario, anche rispetto ai percorsi, anche voglio dire rispetto al passato, ma anche rispetto al futuro, è molto ricco di suggestioni per immergersi un po' in questo mondo dell'immigrazione straniera, che in questi casi davvero ci accorgiamo quanto questo cappello immigrazione straniera sia un cappello riduttivo, molto limitante, molto a volte anche molto forzato. E però proprio per questo io invito le persone che ci stanno ascoltando a leggere questo libro, Il confine tra noi, storie migranti, e diciamo, se sono interessate, se hanno delle curiosità, se vogliono intrattenersi anche con gli autori che hanno parlato, a mandare qualche domanda sulla chat dei profili Facebook da cui stanno assistendo a questa presentazione. È possibile scrivere le domande nella sezione riservata ai commenti e noi gireremo le domande agli autori, che poi potranno rispondere. Devo dire però che in questa, diciamo, pennellata un po' rapida, insomma, inevitabilmente di racconti, il senso anche del volume e del progetto è molto chiaro, e forse possiamo riassumerlo
in una frase che ha colpito me e tutte le persone che hanno letto per la prima volta il libro, una frase di Uda che dice: siamo treni, non siamo stazioni. È forse, diciamo, una delle, non lo so, è folgorante, fulminante come affermazione, e però effettivamente apre tutto il discorso che riguarda questo progetto, perché testimonia quanto la centralità del movimento, della mobilità, non sia da configurare come un'eccezione, come un'anomalia, ma sia da assumere come una regolarità, come una norma, o comunque come una scelta. Quindi penso che sia molto, molto importante questa affermazione e questa frase di Uda, e vale forse un po' come riconnessione di tutti questi primi tre interventi. Allora direi che adesso, in attesa eventualmente che arrivino delle domande via chat, che il pubblico interagisca con i nostri tre autori, possiamo lasciare la parola per il suo intervento a Fiorella Leone del Circolo Gianni Bosio, una delle organizzazioni che sostiene questa giornata di oggi e questa iniziativa, che ovviamente ci darà la sua dal punto di vista di una lettrice di questo volume e anche di una persona che sta seguendo questo progetto. La parola a Fiorella, che ringraziamo molto per la sua presenza e per la sua partecipazione. Certo, Michele, tutti voi, io ringrazio io, e mi date anche una bella responsabilità, insomma, parlando così alla fine di questo excursus tra le storie, che naturalmente sono solo poche rispetto a tutte quelle che io ho letto già nelle altre edizioni di Dimmi e in questo libro. Ma devo dire, naturalmente io ho affrontato questa esperienza, un'esperienza nuova per me, voi lo sapete, abbastanza nuova, ma l'ho affrontata naturalmente con quello che erano i miei strumenti del passato, e cioè io da pochi anni in realtà mi occupo di storia orale, di ricerca storica attraverso le fonti orali, ma soprattutto per tanti anni sono stata ricercatrice in biologia cellulare tra due università, Roma e Milano, e quindi insomma lo scarto tra l'esperienza del passato e quella presente è abbastanza grosso, come poi vedremo. Questi racconti di vita per me hanno subito suscitato la dimensione dell'oralità, la dimensione dell'ascolto, come molti di voi già hanno detto. È solo ascolto. Io sono stata abituata ad ascoltare le storie registrate attraverso il registratore, appunto, e mi sono accorta che proprio nell'andamento un po' incerto, che è tipico della scrittura, di quello che comunque vuole parlare di sé e anche farsi ascoltare, naturalmente, e non è tanto importante il susseguirsi degli eventi, la cronologia dei fatti, quanto è importante trasferire l'intensità proprio del ricordo, l'entusiasmo, anche per Alejandro, per esempio, molto l'entusiasmo, ma anche per gli altri, l'emozione, i sentimenti veri e propri, come accade proprio quando uno parla, che appunto esita, ripete. E perché la memoria di un evento è sempre un processo, diciamo, di elaborazione, ma sta nel racconto poi la perdita di qualunque schema, diciamo così, di forma. Ecco, uno parla un po' come viene, ecco, e solamente quello che esce fuori e che si percepisce molto bene è il desiderio di farsi sentire. E quindi è l'empatia che queste storie, come diceva Sandro, suscitano nelle persone che ascoltano. In ogni caso io ho pensato una cosa: chi scrive un diario è solo di solito, però io ho avuto proprio la sensazione di guardarli negli occhi. Queste persone li guardavo, li osservavo mentre parlavano, questi ragazzi, adesso che li ho visti, ma quando li ho conosciuti a Pieve, ma proprio nell'atto di scrivere, perché era un po' come succede nell'intervista, no? La duplice prospettiva, quella reciproca, mia rispetto a loro che parlano e loro che stanno parlando a me, è una prospettiva meravigliosa, è una doppia prospettiva, apre sicuramente nuovi scenari per me che leggo e per loro che scrivono. Almeno io mi auguro che questo sia successo a loro.
Poi questo fa parte appunto della mia più recente esperienza nell'ascolto delle storie raccontate. Però c'è anche un passato molto lungo, che è quello di, appunto, dicevo, 35 anni di biologia cellulare. E lì mi sono chiesta che cosa si intende, che cosa posso intendere io per confine. A me piace pensare al confine, come dire, come una delimitazione proprio in uno spazio che ha però una serie di aperture, una serie di porte, appunto. E queste porte devono permettere il passaggio nelle due direzioni, in modo tale che nulla possa rimanere fermo, immobile, da una parte o dall'altra, ma che continuamente avvenga una specie di scambio, anzi un vero scambio tra i due versanti, proprio con lo scopo di mantenere un'efficienza tra i due ambienti. Ecco, a questo proposito vi faccio un esempio che proprio deriva dalla mia esperienza di biologa, spero di essere chiara, mi spiego. Le cellule, tutti più o meno sapete cosa sono le cellule, hanno dei confini che sono le loro membrane e sono delle strutture, delle architetture molecolari estremamente complesse. Complesse perché queste membrane servono a tenere le cellule insieme, ma le mettono anche in relazione con l'ambiente che hanno intorno, perché le cellule sono sempre appunto immerse, collocate in un ambiente. Benissimo, quindi le membrane sono strutture attraversabili, perché attraverso loro avvengono scambi importanti di sostanze nutritive che entrano nelle cellule e di sostanze che escono dalle cellule. Tutto ciò avviene, questo equilibrio dinamico, avviene proprio perché si mantenga vitale, efficiente, questo sistema che è fatto di cellule, appunto, e dell'ambiente che esse occupano. Questo a me ha fatto pensare molto al fatto che in effetti tra due soggetti, perché ci sia scambio di informazioni, di comunicazione, perché quella che appunto è l'empatia si crei, ci deve essere appunto una serie di porte. E quindi il confine non è un muro, non è assolutamente una barriera. E noi come cellule, come le cellule con le membrane, siamo circondate da confini che però hanno un sacco di aperture. Queste aperture, non sempre le vedono gli altri, o forse noi non le rendiamo visibili agli altri, ma certamente individuano un territorio che in qualche misura è nostro, però noi da questo territorio vogliamo facilmente, ci piace uscire, entrare, e soprattutto penso almeno io, e credo che voi mi condividiate, che perché si mantenga il sistema delle relazioni umane, si mantenga in qualche modo vitale, appunto, efficace, efficiente, non efficace, è necessario che questo equilibrio tra l'entrata e l'uscita, la comunicazione avvenga e si mantenga nel tempo. E io lo chiamerei proprio un equilibrio dinamico, ma più che altro un equilibrio etico. È proprio quello che hanno fatto Falaye, Uda e Andros quando ci hanno raccontato le nostre storie. Hanno comunicato a noi attraverso le loro porte, e quelle informazioni, che non sono solo informazioni, sono entrate in noi. Poi ci sono degli elementi che mi hanno molto colpito, spero di avere ancora un altro po' di tempo per dire quello che mi ha un po' interessato, no, in queste storie, elementi comuni, come per esempio la figura del padre. La figura del padre ritorna in tutte e tre le storie. Per Falaye è un punto, come dire, è un crinale, no? Che divide la vita di prima dalla vita di dopo, perché lui dice: da quando è morto mio padre è cominciato il mio viaggio, è cominciata la strada in solitario che percorrerò. Il racconto di Uda, poi ne parliamo, è un racconto che si snoda proprio tra le due storie, quella sua e quella di suo padre, sono due storie che camminano insieme, che poi si vogliono incontrare, ed è molto bello quando si incontreranno, appunto, e si vogliono incontrare. Alejandro, poi, e addirittura Alejandros, è un padre lui, e scrive quella lettera meravigliosa a sua figlia, proprio perché attraverso quella lettera vuole trasmettere la sua eredità paterna, insomma, che è anche l'eredità delle sue tradizioni, quindi la figura del padre. Ma in senso più ampio è importante in tutte queste storie la famiglia, proprio i valori familiari, i legami familiari,
Per esempio nello strappo vissuto da Falaie, lui dice non avevo alternative, ma è uno strappo appunto, uno strappo dal suo contesto familiare. Oppure anche Uda, perché quando poi Uda è partita e sta lì, lei sa già che sarebbe arrivato il momento di farlo, lo dice, è una storia di ricongiungimento e quindi anche lì la famiglia conta moltissimo. Oppure addirittura Alejandro, scusa, non è neanche il caso di ripeterlo, lui la famiglia la trova e la vuole costruire, quindi è importante per tutti e tre. Una cosa poi che mi è piaciuta tantissimo è questo slancio vitale che tutte le storie hanno verso il sogno. Il sogno è un'energia, è una forza che li spinge a partire e a resistere, tutte e due le cose, sia a partire che a resistere. Per esempio il sogno, dicevamo adesso, di Falaie, io volevo chiedergli addirittura se quel sogno per lui è proprio aver capito che attraverso lo studio, lui dice ho studiato molto e la storia è anche, la storia mia è diventata una storia di mediatore anche perché io parlo bene le lingue, ho studiato e certe volte appunto i sogni si possono anche realizzare appunto, anzi direi molto spesso attraverso lo studio, la fatica dello studio, e su questo magari mi dirà qualche cosa poi. Ma la domanda ricorrente poi è anche quella che mi sono posta io, perché poi vi dirò, perché c'è anche una storia mia di migrazione, sono veramente arrivata? Sono arrivato? È quello il porto? È una domanda che tutti si pongono. E naturalmente è quella cosa bellissima che riporta Uda del fatto che siamo treni e che in realtà non ci dobbiamo mai fermare. Anch'io mi auguro di non fermarmi nonostante la mia non più giovanissima età, però è anche vero che bisogna anche valorizzare le tappe che si attraversano. Le tappe che si attraversano, perché la vita è tutta una serie di tappe e quelle tappe lì hanno senso, bisogna anche saperle vedere, non è detto che uno debba per forza correre verso una meta, tanto più che spesso la meta è difficile raggiungerla. Comunque, questa è la mia idea. Mi avvio alla conclusione, però adesso ho parlato anche troppo, le storie di questi ragazzi non sono solo storie di migranti, sono storie che hanno un terreno comune con tante storie di vita, ad esempio è appunto quella mia, per esempio, che è anche stata una storia per tanti anni, una storia di migrazione. Io, appare un po' strano a voi che venite da paesi lontani, ma può esserci veramente molto tra Roma e Milano negli anni Ottanta. Io, come tanti di voi, lo spaesamento l'ho conosciuto, anche, anche la determinazione di raggiungere un obiettivo, di tenere assieme la famiglia. Prima di partire ho conosciuto anche un po' il tormento della scelta, cosa fare. E dopo addirittura, qui mi rifaccio a qualcosa che ho letto da qualche parte, ho anche sofferto della doppia assenza e della doppia presenza. Io in realtà ero di qua, ero di là, non sapevo dove ero, non ero mai intera. Mi portavo quando venivo a Roma un pezzo di me, ma poi tornavo a Milano, un pezzo rimaneva qui. E alla fine, sì, certo, alla fine la ricomposizione è avvenuta in qualche modo, però ha portato con sé anche qualche conseguenza che non è facilmente metabolizzabile. Ora quindi, per concludere, non c'è nessuna differenza, non mi sorprendo che ci siano differenze tra la storia mia, la storia loro e la storia anche, per esempio, di tanti altri, insomma, di cui non abbiamo parlato, ma le storie di Dimmi sono molte. Può essere che quello che sia capitato a questi ragazzi a me non capiterà, ma capiteranno cose come sono capitate anche abbastanza analoghe, i nostri nonni, i bisnonni, a loro sono capitate anche storie di migrazione e sono usciti da queste storie anche abbastanza trasformati come voi. E quindi ecco, concludo solo con un esempio che viene anche un po' dalla, dalle mie conoscenze biologiche. Bene, vi dico questo, ho letto da qualche parte a proposito dei licheni. I licheni sono degli strani organismi simbionti, che peraltro è importante, insomma, vivono e caratterizzano proprio ambienti che non sono inquinati.
Per i licheni la sopravvivenza di un singolo individuo, pensate, non è tanto importante in quanto quell'individuo è qualcosa, e cioè non è importante la sua identità, ma è importante la sua idoneità ecologica, cioè a dire dove sta, qui, ora, non chi è, ma dove sta e quali sono le relazioni che intrattiene con l'ambiente. Trovo questo bellissimo, no? È molto, molto adatto proprio per indicare quella che è stata la mia esperienza e anche l'esperienza dei ragazzi parlando con noi, raccontandoci le loro storie. Vi ringrazio. Grazie, grazie Fiorella. Devo dire, questa connessione e questo legame con la biologia, con la dimensione della permeabilità, veramente molto molto affascinante, anche con la tua vicenda personale. E anche questo un po' l'orizzonte di questo progetto, cioè quello di riconnettere esperienze che a volte sembrano chissà quanto lontane dalla nostra, ma che invece hanno anche molti punti di contatto, anche inattesi magari. Allora, nell'ambito della diretta su Facebook sono arrivate alcune sollecitazioni, quindi ora i nostri tre autori dovranno rispondere quantomeno a una domanda, che è la domanda di Manon Debarge, ma prima di questa domanda c'è una richiesta da parte di Rita D'Enrico rispetto alle testimonianze che riguardano il viaggio e il transito dalla Libia, e quali possono essere le fonti per capire meglio, diciamo, questo percorso. Io rimando per una mappatura sia di fonti istituzionali sia di effettivamente testimonianze a un portale molto, diciamo, curato, fatto da Medici per i Diritti Umani, che racconta proprio in maniera visivamente molto, molto chiara, con delle mappe ma anche con moltissime testimonianze, racconta un po' questa geografia, e anche con tante storie. Questo portale si raggiunge all'indirizzo web esodi.mediciperidirittiumani.org. Lo ripeto, esodi.mediciperidirittiumani.org. Allora, da Bruxelles, l'Università di Bruxelles, una studentessa che sta studiando italiano, Manon Debarge, ci fa una domanda sociolinguistica. La fa ai tre autori, e quindi possiamo andare in ordine di apparizione, Alejandro, Uda e Laie. Lei ci chiede quale ruolo assume la lingua italiana per loro. Iniziamo con Alejandro. Sì, in effetti la lingua è una cosa molto importante, perché è il mezzo che ci permette di dialogare, parlare con gli altri, no? E vivendo in Italia assume un ruolo molto importante, perché senza quella non potrei raccontare o vivere con i miei e socializzare con gli altri, no? Immagino che lo stesso succede se uno va a un altro paese, ma per me è stato essenziale, e il punto di svolta è stato quello. Grazie. Grazie Alejandro. Uda? La lingua è tutto, la lingua è il primo ponte che si costruisce, si tende verso l'altro, quindi una volta acquisita la lingua tutto è in discesa. E ti fa sentire proprio l'appartenenza a un certo contesto, quindi è un passo fondamentale. Inoltre le lingue, come parlavamo prima, sono bellissime e sono sempre in evoluzione. Nelle lingue si trova sempre una mappa di quello che è la storia di ciascuno, quindi è sempre bello anche riconoscerne gli accenti, perché quando qualcuno ha un accento particolare vuol dire che ha un'identità plurima e plurale, e questo è veramente molto bello. Eh sì, oggi di accenti, tra l'altro, ne abbiamo sentiti tanti, diversi, e questo è anche un elemento molto suggestivo per questi incontri. E, la domanda sulla lingua per Falaie. Allora, per me la lingua, in quanto sono mediatore interculturale e parlo comunque nell'ambito della struttura, e mi occupo anche della parte legale dei ragazzi,
la lingua italiana è fondamentale, diciamo, è fondamentale per questi ragazzi, perché non soltanto oggi, perché gli potrebbe servire anche domani per risolvere ad ogni cosa che comunque avrebbero bisogno. E quindi imparare e parlare con loro nella lingua italiana li aiuta molto ad esprimersi, li aiuta molto a integrarsi, che comunque è difficile, comunque senza la lingua, come ha detto Huda, è un ponte che comunque unisce tra due culture, per esempio. Sì. Bene, grazie mille. E mi sembra che per adesso dalle varie chat non arrivano altre richieste o altre domande, quindi chiedo ai tre autori se hanno diciamo qualche altra cosa che gli è venuta in mente, se hanno delle osservazioni da fare anche a seguito di ciò che ci ha detto Fiorella e anche nel corso delle varie testimonianze, se hanno qualcosa da aggiungere. Mi sembra che per adesso siamo quindi dentro quello che ci eravamo detti fino adesso. C'è un altro intervento di Fiorella Leone, a cui diamo la parola. Sì, Michele, volevo dire, l'avevo prima suggerito, mi piaceva molto quello che ha detto appunto Falai a proposito del fatto io sono molto bravo con le lingue, faccio il mediatore benissimo. Lo studio permette di realizzare i sogni. Ecco, è vero, Falai, è proprio questo che tu pensi, che perché il sogno, appunto, come ho detto, ricorre spesso nelle vostre storie. Alcuni sogni c'è Uda che li rincorrerà per tutta la vita, i suoi sogni, naturalmente, questo si è capito, perché ha questo carattere di non fermarsi mai. Alejandro invece il sogno un po' l'ha pure preso in mano, mi pare di capire, no? E è proprio attraverso il sogno che vuole parlare a sua figlia, al suo sogno che vuole parlare a sua figlia. Tra l'altro poi dirò una cosa anche ad Alejandro, ma appunto Falaye, è vero che lo studio fa realizzare i sogni, diciamolo. Sì, lo studio fa realizzare i sogni, ma anche la volontà di studiare. La volontà di studiare e avere comunque la forza di sognare e aiuta a tutti di realizzarlo, perché comunque chi vorrebbe stare in un determinato posto in cui dove non sei in città o in quel posto e vuoi stare lì, la prima parte è comunque avere empatia nei loro confronti. Quindi senza l'empatia e senza la comunicazione è difficile poter realizzare ciò che comunque bisogna per farlo. Io comunque sì, studiare permette a tutti coloro di essere come vorrebbero essere in futuro. Grazie mille. Dunque continuiamo questa carrellata a questo punto conclusiva con Sandro Triulzi, che riprende la parola e andiamo verso la conclusione. Sì, andiamo verso la conclusione. Io vorrei prima di tutto ringraziare molto, ma veramente molto, tutte le persone che sono intervenute. Non soltanto i nostri autori, ma anche Fiorella per quello che ci ha detto sulla biologia, questa cosa delle membrane, delle porte, delle attraversabilità, eccetera, mi ha colpito veramente molto. E devo anche aggiungere però che ci devono far riflettere queste osservazioni che abbiamo sentito stasera. Per esempio, bisogna studiare. Laie era nell'anno prima del baccalaureato quando è partito. In Italia ha dovuto ricominciare a prendere la terza media, perché non c'è un sistema di equipollenza tra i paesi di origine della migrazione e il nostro sistema.
e lui ha dovuto non solo imparare l'italiano, ma ha dovuto rifare l'esame di terza media e ha dovuto ricominciare da capo. Il che è in qualche modo assurdo che in un sistema come quello internazionale oggi, in cui ci scambiamo studenti da tutte le parti del mondo, le equipollenze siano ancora invece ferme al dato di partenza dei paesi europei e quelli con cui esistono accordi culturali. È chiaro che in molti di questi paesi i sistemi educativi sono diversi dai nostri, ma io credo che bisogna studiare anche, bisogna essere riconosciuti nelle competenze, e questo è un qualche cosa che noi dobbiamo imparare, e queste storie ci ricordano tutti i giorni. Grazie a tutti voi e naturalmente alla sede che ci ha ospitato. Grazie. Allora, andiamo quindi, come diciamo, verso la conclusione. C'è anche un'ultima domanda di Francesca Gisbussi. Vediamo se facciamo in tempo a rispondere. Mi sono occupato di letteratura migrante. Lei chiede agli autori, ora purtroppo c'è qualche problema con la connessione di UDA, quindi sono rimasti soltanto Alejandro e Flaie, chiede agli autori in qualche modo se loro conoscono opere di autori di origine straniera che hanno scritto in italiano, una letteratura piuttosto diffusa, insomma, negli ultimi anni, se hanno magari dei consigli da dare. Iniziamo anche stavolta con Alejandro. Non è il microfono. È senza microfono, Alejandro? Eccolo, no, in realtà io continuo a leggere i classici della letteratura latinoamericana e quelli dei miei autori preferiti, dei Noam Chomsky. Proprio la letteratura italiana non è il mio forte, ma sempre gli autori che ho sempre letto quando io ero in Bolivia, quando le novelle, il dramma latinoamericano, lo leggo ancora in italiano perché mi piacciono. Bene, e anche a Flaie possiamo chiedere questa domanda sulla letteratura italiana di origine straniera, se ha qualche suggerimento. Sì, leggo le opere di Soumaila Cissé, che comunque è un autore e sta a Milano, e anche lui è un cittadino maliano, è un attivista e quindi scrive molte opere, ha scritto appunto Sogni di un uomo, e comunque che io spesso leggo le sue opere e le sue poesie. Comunque sì. Ci puoi ripetere il nome che si è sentito male? Soumaila Diawara. Ah, perfetto, grazie mille, ok. E ricordiamo anche che su questi temi comunque il servizio Intercultura di Biblioteche di Roma, di cui Carla Mancinelli è la responsabile, rappresenta sicuramente un polo molto, molto ricco di stimoli, di suggerimenti, attraverso il sito web di Roma Multietnica, dove si trovano anche tante bibliografie sulle letterature e anche sulle letterature di origine straniera scritte in italiano. E, mi sembra che a questo punto è tutto, se non ci sono ulteriori interventi, ulteriori mani che si alzano. Ci sono mani? Non ne vedo. E allora c'è una mano di Fiorella? Ci sarebbe, sì. Però se c'è tempo, solo se abbiamo, c'è tempo. Diciamo, insomma, proprio... Abbiamo proprio la chiusura, Fiorella, quindi sì. No, vabbè, allora no, non importa, grazie. Volevo chiedere una cosa a Alejandro, che vive a Milano, e cioè, lui saprà che in questi ultimi anni a Milano tutto questo gusto del parlare del mangiare biologico, del ritorno alla natura, è diventato quasi un trend, una moda, no? Diciamo che non c'è tante volte tanto da crederci. Lui ci racconta quella bella storia sulla quinoa, e noi andiamo a comprare la quinoa perché ci sembra di fare una cosa molto naturale, molto, molto diversa, ma invece quel racconto lì è molto interessante, perché è la storia che serve, è quasi una metafora per dire alimentiamo tutto il mondo, è quello il sogno, no? Dell'alimentazione di tutto il mondo, è vero Alejandro? Questo è molto bello,
quel tuo rapporto con il cibo raccontato a tua figlia così, attraverso quella storia. Sì, effettivamente è giusto che potrei nutrire solo il corpo, nutrire l'alma, l'anima delle persone. Esatto. E che curiosamente con una attività quotidiana, col cucinare, si può raccontare tante altre cose. Certo, grazie. Oh, Michele, grazie. Ti rendi conto che noi abbiamo dei poeti anche all'interno, dimmi, nutrire l'anima, esattamente il senso di tutte queste storie, dell'ascoltare queste storie. Grazie, veramente grazie. Allora, credo che a questo punto possiamo concludere. Io mi sono un attimo disconnesso, quindi non ho sentito se c'è stata effettivamente poi una risposta, ma mi sembra che, insomma, dai volti mi sembra che è tutto molto serenamente verso la conclusione. E quindi grazie ancora, e vi ricordo che queste testimonianze, il incontro di questo video, poi sui Non ti sentiamo, Michele. No, non ti sente. Chiudiamo e perché non, la comunicazione è veramente. Chiudiamo, ok. Sì. Sta peggiorando. Grazie a tutti, grazie Carla, grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie a voi.